c'è nessuno. Allora, i capigruppi che si sono riuniti hanno proposto un subemendamento all'ordine del giorno, che è veramente semplice, che vi vado a leggere, che modifica una piccola parte del testo che vi è stato distribuito. Allora, vi prego di prestare attenzione, così evitiamo di fare 30 fotocopie inutilmente per piccole modifiche. Allora, l'ordine del giorno, dopo il secondo capoverso dopo visto, ovvero sia quella frase che incomincia con la recente e si conclude con per il parco del Grugno Torto, viene cancellata. Viene cancellata inoltre la parola impegno, che si trasforma in sollecita. Poi il testo prosegue all'ultimo capoverso, viene cancellata un'area idonea all'attività, cancella questa frase, si scrive allora viene, scusate, dobbiamo interpretare un attimo, ricercando andiamo ok, grazie segretario. Rileggo allora in che modo viene modificata l'ultimo capoverso. Il testo completo è: a ricercare nell'ambito delle aree di proprietà pubblica o attraverso una trattativa nei confronti della società Milano Serravalle una idonea area per qualsiasi addestramento canino, anche per attività di protezione civile. Consigliere Scaffini, mi conferma, era questa la volontà? Venite a darci allora un aiuto, perché il testo non è chiaro. Allora, rileggo, abbiamo avuto i chiarimenti, il testo è il seguente, a ricercare, per l'ultimo capoverso, a ricercare nell'ambito delle aree di proprietà pubblica o attraverso una trattativa nei confronti della società Milano Serravalle un'area idonea per qualsiasi addestramento canino, punto. Il senso è molto semplice, si è tolto la specificazione del cane da caccia e si parla in generale addestramento canino per qualsiasi tipo di cane. Allora, se questo è chiaro, io metto ai voti questo emendamento, così, scusate, consiglieri, vi prego. Allora, se questo è chiaro a tutti i consiglieri, metto ai voti l'ordine del giorno originario così come è stato modificato dalla riunione dei capigruppo, così come vi ho letto. Consigliere Tediosi? Sì, Presidente, io confermo il mio non accordo, anche se è stato modificato, perché mi sembra una contraddizione. Allora, prima di tutto l'ordine del giorno fa riferimento unicamente alla sezione comunale cacciatori. Allora, se dobbiamo trovare un'area per tutti, eliminiamo anche questo riferimento preciso, primo. Secondo, vorrei capire, magari Scaffini, il consigliere Scaffini mi chiarisce un po', che
presumo che ci sia una differenza tra l'addestramento tra i cani, dei cani da caccia e il far correre i cani normali, diciamo così, o l'addestramento per i cani a protezione civile. No, i cani con la protezione civile immagino che saranno addestrati per soccorrere delle persone. I cani per da caccia, per le modalità di addestramento possono comportare il fatto, se devono essere addestrati a cacciare, no? Allora non so, ci saranno gli animali, perché da non porto io non me ne intendo, ma immagino che un cane da caccia vada a prendere l'animale quando è stato abbattuto. Per cui se si tratta di questa cosa qua, è evidente che allora non cambia la cosa, perché noi siamo qui, io sono contro la questione dei cani da caccia, per cui ribadisco il mio disaccordo. Bene, siamo alla fase delle dichiarazioni di voto, mi pare di aver compreso la dichiarazione contraria del consigliere Tediosi. Consigliere Fumagalli. Sì, premesso che rimangono tutti i miei dubbi dal primo all'ultimo, vorrei che almeno l'ordine del giorno emendato venisse letto, perché francamente non è che si è capito molto. Almeno l'ordine del giorno, così come emendato, quello che bisognerebbe votare, che venga letto dall'inizio alla fine. Perché dire, viene cambiato di qui, muta qui, ma non si capisce niente poi di quello che sarà l'ordine del giorno. Rimane a noi in mano un ordine del giorno che a mio avviso per me non è accettabile. Vorrei che almeno l'ordine del giorno che dobbiamo votare venga letto. Provvedo io. Allora, ripartiamo da capo. Il sottoscritto, che si traduce in i sottoscritti perché è firmato da più consiglieri, i sottoscritti consiglieri comunali presentano il seguente ordine del giorno collegato alla delibera di approvazione del piano di governo del territorio del comune di Cinisello Balsamo. Il consiglio comunale di Cinisello Balsamo, considerato che la sezione comunale cacciatori della Federazione Italiana della Caccia opera sul territorio della città dal 1914 ed è regolarmente iscritto all'albo comunale delle associazioni, considerato che il piano di governo del territorio è in fase di adozione, che il piano di governo del territorio in fase, mancano le virgole, in fase di adozione delinea il perimetro del costituendo parco del Grugno Torto, entro il quale è presente la sede della sezione comunale cacciatori. Visto l'impegno profuso in varie attività ricreative e formative organizzate dalla sezione comunale cacciatori, quali addestramento canino e campionati italiani del settore, l'altro pezzo abbiamo detto che viene cancellato, sollecita il sindaco e la giunta a ricercare nell'ambito delle aree di proprietà pubblica o attraverso una trattativa nei confronti della società Milano Serravalle un'area idonea per qualsiasi addestramento canino. Un'area idonea per qualsiasi addestramento canino. Consigliere, sono in grado a questo punto di votare? Consigliere Zocca. Sì, grazie. Allora, appunto, volevo chiarire un po' quest'ultimo aspetto. Qui non stiamo parlando di addestramento specifico, addestramento al recupero di prede, sul quale molti di noi hanno magari delle perplessità. C'è effettivamente la richiesta di un'area, che in questo caso è stata fatta dall'associazione cacciatori, un'area per l'addestramento canino. Inoltre c'è anche l'esigenza di andare a presidiare alcune aree della nostra città che effettivamente possono presentare dei problemi, per cui ritengo che individuare un'area per l'addestramento canino sia un'operazione utile alla fine per la città, perché comunque non andiamo a praticare la caccia a Cinisello Balsamo, anzi chiedo lumi, presumo che non si possa nemmeno praticare su tutto il territorio comunale, no? Quindi non facciamo i soliti proclami, poi alla fine non l'abbiamo mai visto di persona, no?
Se c'è l'esigenza, se si ritiene che ci sia un'esigenza di individuare un'area per l'addestramento canino, che può essere protezione civile, che può essere la semplice corsa, che può essere anche l'educazione stessa, l'addestramento anche per i cani da compagnia, perché guardate che ci sono anche moltissime attività che riguardano i cani, diciamo, da compagnia, io ritengo che un possibile individuazione di una possibile area sia comunque un impegno che si possa portare. Dopodiché si tratterà di controllare le attività che verranno svolte in questa quest'area, che se è pubblica sarà vincolata da alcune regole molto precise. Quindi, diciamo, in questo senso mi sembra migliorato l'ordine del giorno e mi sembra un impegno che si può anche condividere. Grazie. Faccio anch'io la mia dichiarazione di voto con la premessa che sono anch'io contrario alla caccia, ma che conosco bene l'attività che viene svolta dell'associazione dei cacciatori. Normalmente i cani vengono utilizzati per andare a caccia nei luoghi dove è autorizzata, quindi spazi molto ampi, aperti e autorizzati. Evidenza che questi animali hanno bisogno di avere allenamenti, facendo delle lunghe corse, hanno bisogno di spazi che non sono gli stessi dei cani della protezione civile, perché si tratta di altro tipo di cane. Come è stato modificato l'ordine del giorno, a me pare che in qualche modo induca i possessori di questa autorizzazione a collaborare con le altre associazioni che svolgono attività con i cani, quindi mi sembra che con questa modifica all'ordine del giorno si possa votare. Io sono favorevole quindi a votare così come è stato emendato. Consigliere Russomando. Sì, Presidente. Avevo espresso delle perplessità su questo ordine del giorno così come era stato formulato, perché c'era una sconnessione tra quello che paragone che veniva messo in atto attraverso questo ordine del giorno. Ribadisco, la cosa è dare concedere l'utilizzo della costruzione di un immobile per un'associazione per fini così sociali, e un'altra cosa invece era concedere uno spazio per un addestramento per un fine ben preciso, nel caso specifico addestramento canino, che aveva solo un fine sportivo. Ecco, modificato questo ordine del giorno così come lei ha letto, io ritengo che nello specificare qualsiasi addestramento, in esso viene compreso qualsiasi tipo di attività che può essere svolto dai cani, anche per fini sociali. Il consigliere Zonca diceva anche i cani di accompagnamento, perché no, anche i cani di accompagnamento, oppure cani di qualsiasi tipo di utilità può pervenire da questi dai cani. Per cui io ritengo che questo ordine del giorno così modificato possa essere fatto nostro, quindi possa essere approvato. Grazie, non abbiamo altre dichiarazioni di voto, apriamo la votazione. Consiglieri che non sono presenti in aula rientrino. È aperta la votazione. C'è un consigliere che non riesce a votare, volete riprovare per favore? Chiuso la votazione, presenti 26 consiglieri, 14 favorevoli, 6 contrari, 6 astenuti, l'ordine del giorno così come è stato emendato e approvato dal Consiglio. Adesso invito il consigliere Ruffa. Consigliere Zonca, l'abbiamo di fatto letto già modificato, per cui si intende che abbiamo approvato il testo emendato, ma non si intende, l'abbiamo detto esplicitamente, è come avesse fatto la modifica del suo testo originario. Grazie. Allora, passiamo al documento successivo, subemendamento Ruffa.
modifica del TUC. Prego, consigliere, lo presenti al Consiglio. Dobbiamo presentare prima l'emendamento del sindaco. Passo la parola al sindaco. Presidente, l'emendamento che presento, il numero 1, è l'emendamento relativo alle previsioni del piano che comportavano il consumo di suolo, intendendo come tale il consumo di suolo giuridicamente consumato, e questo è il principio che regola l'indirizzo del piano territoriale di coordinamento provinciale, che nella sostanza ha modificato quello che era un parametro precedente e sollecita individuando i comuni a non mettere in gioco nuove aree se non si è consumato almeno l'80% delle previsioni del PRG precedente. Nella sostanza il piano territoriale di coordinamento provinciale chiede di evitare che di fatto vengano messi in campo nuovi diritti senza avere di fatto consumato quelle che erano le previsioni precedenti, e al limite modificando in fase di piano di governo del territorio destinazioni che precedentemente erano state assentite, che non sono più funzionali rispetto a quelle che sono le evolversi dei bisogni delle città. In questa logica, pur non essendo noi obbligati, perché siamo in una fase in cui il PCP è stato adottato e di fatto dal punto di vista anche formale il fatto dell'indicazione del consumo del suolo è un'indicazione politicamente importante, ma il piano territoriale di coordinamento provinciale ha come suo strumento vero di vincolo la individuazione delle aree agricole strategiche, i corridoi ecologici, non tanto questo tipo di competenza, che però nel momento in cui diventa indicazione votata per unanimità da tutti i sindaci della provincia di Milano e fatta proprio dal Comune di Milano, che fa parte della conferenza, insomma di fatto diventa un impegno di tutti di limitare l'edificazione nei territori ad oggi non ancora, tra virgolette, compromessi. Ora, in questa logica noi abbiamo deciso di cancellare quelle poche previsioni che il piano di governo del territorio aveva, che erano possibili in linea con il principio vigente, che portavano l'incremento del suolo, di uso del suolo consumato da 0,92% in più, il limite era l'1%, e riguardava in maniera totale 86.000 metri, con delle strane contraddizioni poi, perché in pratica, pur riducendo ad esempio il consumo del suolo nell'ambito della T legata al vino torto, la famosa L, prevedendo di passare da 50.000 a 14.000, in realtà per la norma questa cosa la conteggia non come un meno, la lascia totalmente piena come dato numerico di consumo. Comunque, per farla breve, la proposta che con questo emendamento faccio al Consiglio è quella quindi di cancellare tutte le aree che sono state con il piano inserite che precedentemente non avevano nessuna previsione di edificazione. Sono l'area di via Carolina Romani, una parte dell'area, per capirci l'area che ha superato il ponte di Presso per andare verso Presso sulla destra, è un'area che è stata un'area di rottamatori per lunghissimo tempo, adesso in parte è stata ripulita, è un'area che un pezzettino edificabile e un pezzo no, avevamo inteso portare ad unità la destinazione d'uso di quell'area come produttiva e viene sostanzialmente a questo punto cancellata. L'area del parco del Vino Torto, ricordate la scheda, c'è una scelta che è duplice, è una scelta che riguarda lo strumento, le modalità di attuazione, ma anche il contenuto, nel senso che nel parco del Vino Torto noi abbiamo messo nel piano dei servizi tutte le aree a nord della precedente area oggetto dell'edificazione del PRG degli anni 80, che poi è stata negli anni 90 ridotta e quasi totalmente cancellata,
e di fatto in quell'ambito avevamo mantenuto, c'era quello che era previsto nel PRG, 50.000 metri di servizio, dando un'opportunità diversa, un'ipotesi possibile in alternativa, che era quella di edificare 14.500 metri di residenza a confine del bordo già edificato in cambio della cessione di 200.000 metri in pratica di area standard più o meno. Avevamo di fatto nel piano, nella proposta di piano che è depositata, mantenuto tutto questo ambito, questa famosa L, quindi in realtà, visto che è un linguaggio ormai comune fra di noi, l'area del famoso contenzioso vincolo di TAR, contenzioso ancora aperto al Consiglio di Stato, da parte di Coop Lombardia e Fondi Rustici, per la riduzione dell'edificazione fatta con il piano regolatore vigente. Di fatto noi avevamo, ripeto, mantenuto quest'area come ambito di trasformazione in capo ai privati, quindi una T. Abbiamo deciso due cose: uno, di proporre al Consiglio Comunale di mettere anche quest'area in compensazione, quindi al pari delle aree a nord di questa L, e quindi mettere in capo al pubblico la possibilità di acquisire queste aree, non lasciate a un intervento privato che a fronte dell'edificazione avrebbe ceduto delle aree. Questo è il primo dato, questo vuol dire modificare il piano dei servizi e mettere in tutto il piano dei servizi tutta l'area che oggi era suddivisa in un ambito più a nord in compensazione allo 003 e questo ambito della famosa L invece come ambito di trasformazione O, quindi con iniziativa privata. In questo caso diventa un'iniziativa pubblica, ripeto, viene messo nel piano dei servizi, ma in virtù anche di un ragionamento fatto, cercando di dare sicuramente qua un indice diverso di quello che era lo 003 delle aree a nord di questa porzione di territorio, perché di fatto si tratta di un'area che comunque aveva previsto nel PRG un'edificazione e quindi un'area che sicuramente rispetto al destino giuridico formale ben diversa da quella che riguarda la totalità del parco già messo in compensazione con la proposta presentata. Quindi abbiamo inteso riconoscere qua un valore per l'intera area di un indice dimezzato rispetto all'indice più generale previsto nella città di Cinisello Basso, nonché lo 02 per le aree già urbanizzate, quindi le aree della città urbanizzata, ma bensì lo 01. Questo comporta sostanzialmente un riconoscimento di diritti volumetrici pari a 19.000 metri, che però, questa è l'altra novità, in virtù del fatto della decisione di creare, di evitare il consumo di suolo, con la decisione di cancellare qualsiasi tipo di edificazione in quest'area. Cioè in pratica la ipotesi depositata prevedeva la realizzazione o dei 50.000 metri, 45.000 più 5 a servizio, che con servizi commerciali, che questo ambito azzurro lo vedete la T, questo viene cancellato, sia la previsione dei 50.000 che la previsione sulla parte più vicina alla via Verdini in tutta questa zona di 14.500 metri in alternativa. Quindi viene ripulita tutta l'area diventa non edificabile e non con nessuna previsione di questo tipo, ma a questo punto tutto in compensazione con una cubatura di 19.235 metri. Ricordo poi che nella discussione degli atti del PCT fatti anche nelle sere precedenti, noi abbiamo approvato questo atto, un emendamento che mette in gioco anche per le compensazioni, quindi questo è un decollo, questi 19.000 metri decollano e possono anche atterrare sulle aree non solo private, che prevedono comunque la compensazione, ma anche in quelle pubbliche che sono di fatto indicate nel piano di governo del territorio. L'altra area che è stata presa è stata modificata, riguarda l'area di via Paesiello,
famoso corridoio verde, dove era prevista un'edificazione che con questo emendamento viene sostanzialmente viene cancellato e rimane sostanzialmente l'area verde anche qui, riconoscendo un indice e quindi da questo punto di vista mettendolo in compensazione. Ricordo il Consiglio che tutto il meccanismo del piano è un meccanismo che concettualmente riconosce volumi in maniera differente secondo la collocazione delle aree e però determina a questo punto il piano là dove è più giusto costruire e là dove si ritiene che sia opportuno invece che le aree siano acquisite a patrimonio pubblico. Via Casignolo è una piccolissima area, e adesso la pecora ci mostra, è un'area che avevamo inserito anche perché nel PRG era un'area di circa 1000 metri quadrati, forse qualcosa di meno, a standard, strettamente collegata a un produttivo. Ci sembrava da questo punto di vista che fosse una destinazione per la quale per noi non era interessante sul piano dell'interesse pubblico avere quel pezzettino di territorio, un giardinetto, non ha assolutamente nessun tipo di interesse o altro, e quindi avevamo inserito questo portone del territorio tra quello che poteva essere comunque in maniera omogenea poteva diventare area produttiva. L'altra area che cancelliamo come previsione di piano è l'area di via Petrella. Siamo nella zona del Parco della Costituzione, dell'area del PIP degli anni 90, dell'area rosa. Di fatto l'area grigia a destra di quello che sta ricordando il dottor Pecora e dove c'è la SMEC, e a sinistra a questo punto avevamo ritenuto che poteva essere interessante, siccome anche un'area mal tenuta mi sento di dire, e avevamo pensato che poteva essere interessante a questo punto trasformarla in produttivo. Ora, al di là che in questo caso sia giusto o sbagliato, la scelta è una scelta di principio, quindi da questo punto di vista anche questa area viene azzerata e viene messa in compensazione, quindi in pratica questa diventerà un'area dell'allargamento del Parco del Rio Torto come area verde sostanzialmente, perché il Parco del Rio Torto è subito qua come vedete, quindi sostanzialmente diventa un ampliamento dell'area del Parco. L'area numero 7, che è l'ultima, è l'area di via Alberti Bravante. Questa è un'area che è stata oggetto di un lunghissimo contenzioso con la proprietà, che impugnò forse 20 anni, 25 anni fa, un piano di zona del CIMEP, e in pratica tutto l'iter si è concluso veramente 4 mesi fa, 5 mesi fa, dando ragione al CIMEP, adesso il comune ci riservassimo rispetto all'esproprio di quest'area. Non era così chiaro, fatta allora, non era così chiaro se avremmo vinto o no questa partita, e avevamo inserito nel PCT una ipotesi di transazione con i privati, mettendo 1200 metri mi pare qua di edificazione. A questo punto, di fatto, diventando noi proprietari di tutta l'area azzurra che vedete, esatto, già proprietà pubblica, non è ancora chiusa la parte di quantificazione economica del valore dell'area da parte del Tribunale, però a questo punto già giuridicamente il Comune di Cesello Vasolo avremmo sicuramente potuto diventare colottizzati, nel senso che avendo messo nella proposta di piano depositata dei volumi, diventando nel frattempo proprietari dell'area per 2/3, potevamo essere colottizzati con il privato e realizzare comunque qua delle residenze. Abbiamo anche qua, in questo caso, in coerenza con le cose che ho già precedentemente illustrato, quella del consumo del suolo, annullato questa edificazione, quindi tutta quell'area rimane un'area verde, certamente non è compensazione perché già area nostra, di proprietà nostra, a questo punto quindi viene inserita nel piano dei servizi, potrà essere sicuramente un'area destinata verde, destinata a altri servizi, comunque è un'area a questo punto pubblica. Così come ricordo al consiglieri che questo contenzioso che si è chiuso ci ha portato definitivamente la proprietà di tutti gli orti in via Montesanto, che sono ancora adesso recettati, ma che in pratica
vanno a essere attivati. Vi ricordate, questa è una porzione importante dell'area del Parco della Pace, che era oggetto di questo contenzioso, perché in pratica era area delle stesse proprietà della società locale, e quindi a questo punto anche quell'area a questo punto verrà liberata a verde pubblico, a servizio pubblico. Ultimo di questo emendamento numero 1 è la rivisitazione del TUC, del perimetro del tessuto urbano consolidato, e devo dire che nell'andare a rivedere con questo emendamento decisioni prese e fatto una verifica cartografica, ci siamo resi conto che c'era una sorta di contraddizione rispetto alla definizione del tessuto urbano consolidato, anche perché la norma, l'articolo 10 della legge generale del 2005, lo leggo, cita testualmente che l'insieme delle parti di territorio su cui è già avvenuta l'edificazione o la trasformazione dei suoli, comprendendo in essi le aree libere intercluse di compensamento, cioè sono dentro al tessuto urbano consolidato tutte quelle aree consumate o quelle intercluse, quelle che di fatto sono comunque enclave dentro a un sistema totalmente edificato. Quindi nell'andare a rivedere questa situazione abbiamo ritenuto che fosse utile, in coerenza alla norma e al buon senso, far sì che tutta questa area, che peraltro vedeva un perimetro che sì, un po' più slacco, che era stato fatto con i precedenti bioregimi, venisse invece da questo punto di vista riassestato lungo la via Petrella, quindi se adesso ecco, la mia aiuta ci aiuta a spiegare. Cioè, in pratica tutta questa area nord e quindi Cimitero, tutta questa area qua è un'area fuori dal centro abitato, invece è il centro abitato oggettivamente il Parco della Costituzione e anche, esatto, è anche il corridoio verde tutto centro abitato, perché oggettivamente è un'area così come dice la norma, è dentro l'insieme delle parti di territorio su cui è già avvenuta l'edificazione o la trasformazione del suolo, comprendendo in esse le aree libere, intercluse o di completamento. Credo che di questo si tratti. Quindi abbiamo sostanzialmente fatto questa operazione di lettura dei confini in coerenza con la logica oltre che con la norma. Questo è l'emendamento numero 1, che va sotto il titolo nuovo consumo di suolo. Come vedete poi modifica tutta una serie di atti e conseguentemente, anche se fosse votato dal Consiglio Comunale, anche atti a cui non sono, cioè piano dei servizi e oggettivamente da questo punto di vista un documento di piano per quanto riguarda una parte degli strumenti, perché oggettivamente le 7 aree di cui che vi ho illustrato sono le aree che nel PCT avevano di fatto poi collocazione e allocazione in documenti differenziati, e quindi da questo punto di vista poi c'è un discorso di coerenza tecnica che dovrà essere di fatto messa a punto. Grazie per la presentazione, chiedo il parere tecnico ai tecnici presenti. Dunque, l'emendamento riguarda 7 aree del territorio comunale, oltre che la modifica del perimetro del tessuto urbano consolidato. Per quanto riguarda le aree numero 1, 4, 5 e 6, si ritiene che le modifiche introdotte siano coerenti con gli obiettivi del PCT, risultano compatibili con i contenuti della pianificazione sovraordinata, in particolare per quanto attiene il tema del consumo di suolo, così come trattato dal piano territoriale di coordinamento provinciale recentemente adottato, e abbiano un'incidenza positiva sui fattori ambientali analizzati dal rapporto ambientale della VAS. Per quanto riguarda l'area numero 7, che è quella di Alberti di Bramante, la modifica discende anche dalla recente definizione dei ricorsi precedentemente pendenti avanti al TAR, in merito all'acquisizione e agli espropri relativi al piano zona consortile, lotto denominato 2C11, e pertanto si tratta di una messa in coerenza con lo stato giuridico delle aree, oltre che alla sua analogia con quanto sopra riportato in tema di consumo di suolo. Per quanto riguarda le aree 2 e 3, che sarebbero quelle del Cugno Torto, sul fronte di Brunelleschi,
Si rileva che il comparto del Grugno Torto costituisce una realtà totalmente diversa rispetto alle altre zone del territorio, sia per il suo attuale assetto fisico e morfologico, sia per il suo effettivo attuale uso agricolo, sia perché esso costituisce l'ultimo ambito avente una certa consistenza non edificato, la cui tutela è da anni considerata come obiettivo strategico dell'amministrazione comunale, conseguito anche con l'inserimento dello stesso nel BLIS del Grugno Torto Villoresi. Va però sottolineato che gli ambiti della compensazione configurati dal progetto di BGT seguono due diverse regole. Le aree incluse entro il TUC producono, dunque sarebbe il tessuto urbano consolidato, producono una capacità edificatoria da realizzare altrove di 0,2 metro quadro su metro quadro, mentre le aree esterne al TUC, come l'intero comparto del Grugno Torto, producono una capacità edificatoria di 0,03 metri quadri su metri quadri, con una proporzione che vuole esprimere la diversa condizione, la diversa natura e la collocazione delle aree. A queste regole, tuttavia, faceva eccezione la TO, al quale, a seguito di una lunga e faticosa elaborazione, il progetto di BGT depositato, esaminato anche in sede di valutazione ambientale strategica, aveva attribuito una capacità edificatoria da realizzare lì in situ con una utilizzazione territoriale di circa 0,05 metro quadro su metro quadro. Il crescente peso dell'obiettivo strategico del contenimento del consumo di suolo prospetta la possibilità di realizzare tale edificabilità altrove, mediante la trasformazione dell'ambito di trasformazione O in ambito della compensazione speciale, con un sacrificio che viene compensato attribuendo una maggiore capacità edificatoria, con una utilizzazione territoriale di 0,1 metro quadro su metro quadro, che per un verso incentiva il trasferimento e per altro verso ristora l'ambito della delocalizzazione delle volumetrie assegnategli. Vero è che a seguito della modifica introdotta dall'emendamento vi è un incremento rispetto all'ipotesi B di cui alla scheda O attualmente depositata, vi è un incremento di circa 4.700 metri quadrati di SLP residenziale, ma va nel contempo evidenziato che tale volumetria di decollo non atterra più su un suolo attualmente libero, bensì in ambiti di proprietà pubblica o privata per i quali il BGT già prevede la trasformazione. È pertanto evidente una notevole riduzione del suolo consumato e quindi un'incidenza positiva sui fattori ambientali analizzati dal rapporto ambientale della VAS. Per quanto riguarda la modifica del perimetro del tessuto urbano consolidato relativa al bordo lungo la via Petrella, si rileva che tale modifica, alla luce anche della modifica introdotta dal presente emendamento relativamente all'area 6, che è quella di fianco alla SMEC, quindi si rileva che tale modifica è coerente con quanto prevede la legge regionale 12/2005 all'articolo 10, che è quello che ha letto prima il sindaco. Il piano delle regole definisce all'interno dell'intero territorio comunale gli ambiti del tessuto urbano consolidato quali insieme delle parti di territorio su cui è già avvenuta l'edificazione o la trasformazione dei suoli, comprendendo in essi le aree libere intercluse o di completamento. Grazie consigliere Zonca. Grazie. Allora, il titolo di questo maxi emendamento, chiamiamolo così, è molto ambizioso. È un emendamento che va a limitare il nuovo consumo di suolo. Già in più di un'occasione avevamo citato il piano di coordinamento territoriale provinciale come punto di riferimento proprio per queste tipologie, questi casi che si sono verificati. Il fatto che si venga a dire che queste sette aree sono necessarie per ridurre il suolo consumato e quindi riportare il piano di governo del territorio di Cinisello Balsamo a consumo di suolo zero, stride con il fatto che in realtà esistono delle aree attualmente libere di proprietà comunale o anche di proprietà pubblica che verranno edificate. Perché come si fa a definire consumo di suolo zero quando si prevedono migliaia di metri cubi nell'area ex ovocultura, che attualmente è libera
perché è occupata da strutture temporanee, da dei tendoni. Allora non si consuma il suolo da una parte, ma non si consuma dall'altra. Altro che consumo di suolo zero. Oppure che dire dell'area, delle aree di riqualificazione industriale, CF Gomme, Cantar, piuttosto che addirittura una piscina che viene convertita in un altro tipo, un'altra tipologia di edificazione, cioè residenziale. Poi, nello specifico, questo maxi emendamento affronta alcuni temi, alcune aree che sono molto limitate in termini di dimensioni, ma cerca di affrontare, e questo è un po' il nocciolo della questione, la valorizzazione finanziaria, economica dell'ambito ATO, che prevedeva già nella scheda depositata dalla Giunta due ipotesi realizzative. Una prima ipotesi che andava a ricalcare esattamente la previsione di piano regolatore generale, cioè 45.000 metri quadri di SLP per servizi e 5.000 metri quadri di commerciale. L'ipotesi B trasformava, quindi nella scheda, trasformava queste 45 più 5, cioè 50.000 metri quadri, in residenziale, cioè è stato fatto un calcolo economico e si è detto, ma 50.000 metri quadri di servizi, di cui 5.000 sono commerciali, quindi un supermercato sostanzialmente, quanto potrebbero sviluppare se fossero convertiti in abitazioni? Ecco la risposta. La risposta è 14.500 metri quadri di residenziale. Questo è stato fatto in questa scheda. Quindi l'ipotesi di emendamento, che oltretutto rappresenta anche un'anomalia, perché abbiamo detto tutte le aree, ci è stato detto dai tecnici prima, tutte le aree all'interno del tessuto urbano consolidato, cioè quello che non si può più sostanzialmente muovere, vale 0,2 metri quadri per metro quadro. Tutto ciò che è al di fuori del tessuto urbano consolidato vale, sviluppa, 0,03 metri quadri per metro quadro, vale a dire, diciamo, 10 volte in meno. In questo caso non si è applicato né il criterio di un'area che è all'interno del TUC, né quello dell'esterno, non si è applicato né lo 003 né lo 02, ma si è applicato un ibrido, un'eccezione, che è 0,1. Quindi a questo punto noi cosa dobbiamo considerare quest'area? All'interno o all'esterno del tessuto urbano consolidato? Perché se fosse all'interno del tessuto urbano consolidato, come abbiamo visto in qualche altra mappa, varrebbe 0,2 metri quadri per metro quadro. Se fosse invece considerata all'esterno del tessuto urbano consolidato, così come è stato inserito, allora varrebbe 0,03 metri quadri per metro quadro. Per quale motivo è stata fissata questa anomalia e quindi è stato applicato solo per quest'area, solo per questa, un'ipotesi, un valore di 0,1? Questo perché? Perché se andiamo a vedere l'area numero 6, l'area numero 6, che è relativamente piccola, stiamo parlando di un'area di via Petrella, una delle tante aree che avevano una destinazione produttiva terziaria e che è stata trasformata. Infatti quest'area viene trasformata da terziario produttivo a servizi come ambito di compensazione. Bene, quindi dice vabbè, era prevista un'area produttiva, non si costruisce più nulla perché va nella compensazione. Ma quanta compensazione? Lo vediamo nelle due pagine dopo, nella quasi innocente modifica del tessuto urbano consolidato. Bene, quest'area, l'area 6, era esterna al tessuto urbano consolidato, mentre con la modifica
con la modifica di area da produttivo a area a servizio di compensazione, rientra nel tessuto urbano consolidato. Vale a dire che non facciamo più il produttivo, però abbiamo aumentato di 8 volte il valore di quell'area. E questo è il criterio di consumo di suolo zero? È questo il metodo che si è usato per dire costruiamo di meno perché il piano di coordinamento territoriale provinciale ci impone di non consumare nuovo suolo? Questo è, diciamo, richiede comunque una spiegazione, anche perché non viene inserito nel tessuto urbano consolidato solo l'area oggetto di trasformazione da produttivo a compensazione, ma tutta una fetta di territorio che comprende anche, ad esempio, la centrale di teleriscaldamento. Quindi tutto l'angolo est della nostra città, che prima era escluso dal tessuto urbano consolidato, ora se lo andate a controllare c'è un errore. Com'è un errore? Io vedo una cosa del genere. Consigliere, concludo e poi passiamo la parola. Okay. Allora, chiedo solamente agli estensori di questo emendamento di spiegarci per quale motivo è stata usata un'eccezione solo per un'area sull'assegnazione dei valori di compensazione e che cosa è successo nell'area piccola ma secondo me indicativa di via Petrella, che ha cambiato posizione rispetto al tessuto urbano consolidato. Prego sindaco. Il dottor Pecora mi aiuta nello spiegare il perimetro. Io dico soltanto una cosa per quanto riguarda i valori che gli ho torto. Io credo che sia evidente a tutti che il tema della contenzioso e dell'area legata alla famosa area TO o comunque della famosa L, non so come l'avete memorizzata, l'area dove erano previsti 146.000 metri, perché di questo si tratta, è un problema aperto in questo momento. Di fatto, in questi anni, così come è scritto nel mio programma, così come la volontà di questa maggioranza, il tentativo di acquisire in maniera bonaria o comunque in maniera sufficientemente rapida quelle aree da destinare a servizio pubblico, quindi da rendere fruibili ai cittadini attraverso certamente l'uso anche come aree agricole ma anche come aree di parco, quindi di fruizione, ha fatto sì che nella proposta di piano presentato si tenesse conto dell'oggettività di una situazione, cioè nel senso che nel momento in cui c'è il contenzioso aperto, con il rischio comunque di una sentenza che possa portare dei valori maggiori di quelli che peraltro si può pensare quest'area possa avere rispetto alla storia di questa previsione di PRG precedenti, beh, insomma, io credo che da questo punto di vista era corretto nel momento in cui, come in questo caso, siamo andati a muovere una modifica che precedentemente prevedeva che fosse il privato il procedente rispetto alla proposta di trasformazione, che fosse il privato che decideva modalità, tempi, modalità no, ma tempi lo decideva lui. A questo punto il ragionamento che abbiamo fatto nel decidere di togliere l'edificazione del parco, perché questo è stato fatto, e di trasformare questa area in area tutta a servizi e trasportare quei volumi, il ragionamento è stato di merito, nel senso che c'erano 146.000 metri, c'è stati poi 45.000 metri più 5, poi mi ha detto c'è un'opzione di 14.500 metri, adesso mi ha detto non costruisci più lì, ma costruisci da un'altra parte dove decideremo noi in compensazione. Ci sembrava da questo punto di vista utile trovare un indice che fosse coerente col fatto che questo è fuori dal centro abitato, dell'ambito consolidato, ma che di fatto non fosse alla virgola, così come ha letto il dottor Pecora il parere, che peraltro è stato anche visto e discusso con l'avvocato Viviani, cioè si è voluto comunque di fatto trovare una misura che sia una misura sostanzialmente coerente
tra gli ambiti che sono differenti, abitato e non abitato, centro consolidato e fuori dall'ambito consolidato, ma forse anche non allo 0, l'1,45, cioè la cosa, una misura che permettesse di anche tra virgolette ottenere meglio una disponibilità da parte dei privati. Quindi non c'è una motivazione di questo tipo, niente di particolare. La cosa che mi sembra giusto rilevare di quello che diceva Pecora nel leggere il parere è che di fatto non ci sono aumenti di 4.000 metri, cioè nel senso che non andiamo a aumentare dall'altra parte 4.000 metri, andiamo nel caso a sottrarre in questo caso, cioè nel senso che siamo in una situazione in cui noi diciamo che questi metri possono essere compensati con aree già previste nel piano di governo del territorio come aree edificabili nella misura in cui esse sono, cioè se, quindi di fatto non stiamo facendo un aumento di previsioni di piano, stiamo facendo un ragionamento che riteniamo possa favorire, per quanto ci riguarda, la possibilità di avvicinarci all'acquisto attraverso compensazione, all'acquisizione attraverso compensazione di quest'area. D'altra parte i privati non mi sembrano contenti di questa soluzione. Ricordo la lettera che hanno mandato, ha detto vogliamo costruire lì perché queste sono le aree nostre, non ci fateci questo torto ulteriore di spostare addirittura le cose, quindi non metterci nelle condizioni di far valere i nostri diritti là dove siamo proprietari delle aree, perché questo ci rende molto più facile la realizzazione dei diritti che loro ritengono di avere in misura maggiore di quella che questa sera qua viene proposta. E quindi da questo punto di vista noi stiamo facendo in questo momento, se volete, una scelta che è una scelta in coerenza con quelle che sono le volontà e gli obiettivi per quanto riguarda la realizzazione del parco del Rio Torto, però certamente una ulteriore, se volete, per alcuni aspetti forzatura rispetto a quella che è un percorso rispetto alle aspettative, questo è. Invece a questo punto secondo me sarebbe opportuno chiedere a Luigi Pecora una cosa. Architetto Pecora. Ha prenotato prima lui, se per questo, ma comunque possiamo il microfono a Ruffa. Era semplicemente perché la domanda era inerente a quanto aveva chiesto anche Zonca, lui si riferiva all'area di Via Petrella, io volevo chiedere la stessa cosa in riferimento all'area dell'ATP, del corridoio verde, e con che valori va ad acquisire con l'inserimento del TU. Sì, solo un chiarimento, forse non è sufficientemente chiaro. L'attuale perimetro del tessuto urbano consolidato, quando dico attuale intendo dire tutti i documenti, questo che sto proiettando, quello che avete voi su CD e via dicendo, attualmente ingloba l'area di Via Petrella nel tessuto urbano consolidato e non potrebbe essere altrimenti, perché essendo un piano attuativo gestito dal piano delle regole, necessariamente i piani attuativi devono essere interni al perimetro del tessuto urbano consolidato, e questa è una delle motivazioni che ha portato, diciamo, i redattori del piano a avere questo, diciamo, poca linearità del perimetro del tessuto. Quindi questa roba qui adesso è dentro, non è fuori. Questo qui è il confine, sono questi triangolini e fa così. E quindi ingloba la proposta attuale, ingloba la Via Petrella e lascia fuori l'ATP, quello che diceva lei. Così, fa un enclave praticamente che entra fino a Villa Ghirlanda, di fatto, il perimetro attuale. Con questo emendamento, venuta meno, se così approvato, venuta meno la previsione di piano attuativo nell'area di Via Petrella, viene meno la motivazione che aveva portato l'estensore del piano a fare questa enclave all'interno, per poi ritornare sulla Via Petrella, inglobare questo pezzo e riassestarsi sul confine comunale. Venuta meno questa previsione, il confine del tessuto urbano consolidato viene tirato dritto lungo la Via Petrella con questo emendamento, quindi quello che c'è sopra la Via Petrella, questo che sto cercando di far vedere, è fuori dal tessuto urbano consolidato, mentre invece ora, nella proposta attuale, questo pezzo è dentro e questo pezzo è fuori. Analogamente, per quanto diceva il consigliere sull'ATP, con questo emendamento, siccome il tessuto urbano consolidato viene tirato dentro qua, come dicevo, ciò che c'è sopra la Via Petrella diventerebbe fuori dal centro abitato tutto, non solo un pezzo, tutto, quello che c'è sotto
diventerebbe tutto dentro il tessuto urbano consolidato. Nella proposta attuale, questo che vedete viola, praticamente tutta la zona dove c'è un industriale, dove c'è Cortinovis e via dicendo, è dentro. Questo è fuori e questo è ancora dentro, in virtù di, appunto, di questa enclave che entra. Risistemando e ridefinendo il tessuto urbano, il perimetro tessuto urbano consolidato, appoggiandosi lungo l'asse viario di via Petrella, ciò che c'è sotto diventa interno al tessuto urbano consolidato. Quindi, per rispondere a lei, le aree dell'ATP, quindi dell'ambito di via Paesiello, che erano un ambito di trasformazione e con questo emendamento diventano, rimane la previsione della viabilità, ma tutto ciò che prima era quota parte, area di concentrazione volumetrica, che è quello che vediamo in questo marroncino, quota parte era già comunque area per servizi, ma interna però all'ambito di trasformazione, diventa tutto ambito della compensazione interno al tessuto urbano consolidato. Quindi, avente indice di compensazione, come è scritto nella disposizione del piano dei servizi, 0,2 metro quadro su metro quadro, questo. Questo qua di via Petrella, si sta parlando di 15.280 metri quadri di superficie territoriale, per le quali nella scheda di piano attuativo erano previsti 12.224 metri quadri di SLP complessiva a destinazione terziaria o industriale artigianale. Con questo emendamento diventa ambito della compensazione esterno al TUC, quindi avente indice 0,03 metro quadro su metro quadro. Prego, sindaco. Però la domanda che faceva il consigliere Ruffa, tutti e due perdono di valore, perché sotto è un ambito di trasformazione con dei volumi edificabili, quindi con un po' di metri quadrati, residenziale e tutto, e da questo punto di vista con questa decisione di toglierlo dall'edificazione e metterlo nell'ambito di compensazione perdono entrambi i terreni in maniera rilevante i valori precedenti. Dal punto di vista commerciale, ovviamente a questo punto non stiamo facendo urbanistica, non stiamo facendo commercio di aree sostanzialmente, perché nell'area quella di via Paesiello erano previsti 5.000 metri quadrati di residenza, in questo caso sono zonati a verde e quindi sostanzialmente di fatto c'è una perdita di valore. Allora, non ho altri iscritti, quindi noi proseguiamo. Consigliere Ruffa aveva indicato prima la presenza di un subemendamento, gli passiamo il microfono per presentarlo al Consiglio. Grazie Presidente, sì, è un subemendamento a questo emendamento 1 sul consumo del suolo che va ad agire sulla questione del tessuto urbano consolidato relativamente alla parte est dove si trova, diciamo, l'ambito di trasformazione ATO, che è quello relativo alla L che abbiamo visto prima del parco di Giugno Torto, e il mio emendamento andava nella direzione di omogenizzare questione del TUC in riferimento a tutti i documenti, a quanto dichiarato anche nel piano delle regole rispetto a quanto detto dalla legge regionale 12 del 2005, dove all'articolo 10 appunto definisce come tessuto urbano consolidato tutti gli ambiti di territorio in cui è avvenuta l'edificazione o la trasformazione dei suoli, comprendendo le aree libere o intercluse o di completamento. Quindi, secondo la mia interpretazione, diciamo, dal mio punto di vista, essendo quell'ambito lì un ambito in cui sussistevano dei diritti già da PRG e che è stato identificato come ambito di trasformazione, doveva, diciamo, essere trattato come tutti gli altri ed essere inserito all'interno del TUC, che era un po' quello che diceva prima il consigliere Zonca nel suo intervento. A questo punto, ancora iscritto dirigente Faraci, poi consigliere Zonca. Sì, noi abbiamo provato una risposta puntuale al suo emendamento che noi abbiamo ricevuto a suo tempo. La motivazione per la quale è inammissibile questo suo emendamento, in quanto poc'anzi quando lei parlava, ha fatto un gesto che negli ambiti di trasformazione possa essere realizzata fuori del TUC. Quindi a notte siamo ambito di trasformazione, ambito di trasformazione di tempi possibile. Quindi via Petrella non è un ambito di trasformazione, ma un piano attuativo. Quindi la differenza sta proprio da un punto di vista giuridico che
gli abiti di trasformazione possono stare all'esterno del tubo, mentre all'interno del tubo stanno gli abiti di teatro. La motivazione tecnica, adesso la sua domanda, la leggiamo puntualmente, per quale è illegittima che possa essere inserita quella lì all'interno del tubo. Preciso per la corretta lettura da parte del consiglio anche del pubblico, stiamo parlando del subemendamento del consigliere Ruffa che deve essere trattato con precedenza rispetto all'emendamento illustrato dal sindaco. Quindi parere tecnico per l'architetto Pecora. Il subemendamento numero 1 intende inserire nel perimetro del tessuto urbano consolidato il terreno di cui all'ambito di trasformazione ATO della proposta di PGT depositata. In merito a tale argomentazione si evidenzia che il PGT è stato progettato individuando come ambiti di trasformazione e quindi come ambiti estranei al tessuto urbano consolidato persino aree obiettivamente contornate da ogni parte da terreni già edificati e urbanizzati. Ciò perché si